sunlight, it'll be alright. Catch some light and it'll be alright. For now, crossing so long, heavy on your shoulders, the sirens inside you. Cast some light and you'll be alright. Cast some light and you'll be alright. For now. Crossing so long, we're both apart. Crossing so long, the both of us. Crossing so long, the both of us. Crossing so long, the both of us. Don't try to take it. It's mine. I wouldn't dream of it. I'm gonna be a millionaire. Hope nobody steals my lottery. Talk about going back in time. The diner looks exactly the same. Per tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sempre il vostro caro amico Alexio e benvenuti in questo nuovo episodio su Life is Strange. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio appunto, e eravamo rimasti nel punto in cui noi dovevamo andare a fare colazione insieme a Chloe e la stavamo aspettando, ma a quanto pare non ci ha dato buca, però ha detto che arriverà un po' in ritardo. Però noi nel frattempo entriamo lo stesso nel ristorante dove lavora, ecco, infatti è qui dove Chloe ci dirà che è in ritardo questa stronza. No, stronza no, perché è una brava ragazza. Va bene, quindi noi siamo adesso nel ristorante dove lavora la madre, la madre di Chloe. Qui noi ci mettiamo. Questa non la sapevo ragazzi, che potevo cambiare musica al jukebox. Vediamo cosa succede, perché intanto mi siedo. Perché quando Chloe entrerà dentro il ristorante, lei cambierà subito canzone perché non piace la musica che è stata messa o insomma che c'era prima. Quindi se andiamo adesso cambia. And there she is, a lovely young woman. How are you doing, Max? Hi, Joyce. It's nice to see you again. You look the same. Like I'm still a waitress at Two Whales after all these years. No, like you still look pretty. And I saved you. You're still smart. But I wish you'd been here to help save Chloe. She got busted yesterday smoking out. Again. I know. Chloe told me that her stepfather hit her. I am sorry that was your introduction to David. I hope you get to know him on your terms, not Chloe's. He's a good man, he just... Yeah, I'm sure he is since you married him, but... Don't be so harsh on Chloe. It's good you're here. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. My karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. La morte di William. Chloe? Per chi non lo sa, William è il padre di Chloe, quindi marito di lei, insomma. Chloe needs an old friend. È morto tempo Joyce, fa. I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Chloe capisce, Chloe è cambiata, capisce. Chloe understands, she just capisce che time. Com'è la situazione, non è scema. Oh, she hit all the phases. Tutte le fasi. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, tutto, insomma, blue hair. Tutto quanto ha fatto. Now she's got to rebel against her stepfather.
I see why, Amin. Why? What did Chloe tell you? David l'ha colpita o niente? Beh, io gli direi la verità. Sì. Well, Chloe texted me that David slapped her yesterday. He feels awful, and he will be punished. But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. Forse si vede meglio. He does care about her, along Credo. With all the students at Blackwell. Ok, allora, non è una scusa per colpirla, capisco, tiene Kate Marsh. Io vorrei scoprire più sul perché David faccia delle foto a sta Kate. Ma perché? He cares about Kate Marsh? David mentioned her, but I stay out of his business. Ah, beh, grazie al cazzo. I won't patrol Blackwell and he won't cook at the diner, you know? Certo. Yesterday, ovviamente. I took a picture of him fighting with Kate. I thought you might know why. Nice try, Nancy Drew. But next to you, there's only one student I'm worried about. And she's not even in school anymore. So, now let's get down to the nitty-gritty. Mi ne frega un cazzo di come gli ha risposto. Perché se gli rispondevo... Se gli rispondevo che David l'ha colpita, non diceva niente. Quindi cosa mangiamo? Omelette con bacon o waffle a belga? Sono entrambi buone come cose. Omelette al bacon però da un po' mi stuccano, cioè... c'è il latte, quindi sono un po' intollerante, quindi direi di lasciarlo stare che poi dopo vado al bagno e casino. Quindi famo waffle alla belga, va. The last good Belgian waffle I had was here when I was 13 years old. So, bring it on. Now finish your coffee. Bevi il tuo caffè. Bene, allora posso interagire con gli oggetti sulla tavola. Quindi che cosa abbiamo qua? Il menù. Vediamo un po' i prezzi, sono curioso. Una pancetta fatta in casa a 5,50. C'è un cheeseburger a 5,25. La faccia di cazzo. Omelette con salsiccia e mele. Salsiccia e mele. 6,25. Panchecche stella marina, mezza stella, stelle intere. Vabbè. Omelette con bacon, patata d'oro, waffle buongiorno, alla bag e pesce fritto, pure addirittura. Debbiamo al mattino proprio, c'è una colazione della Madonna, 8,75. Alla faccia, vabbè, non stiamo perdendo tempo a leggere i prezzi. Nerd graffiti. Warren must have been here. Ah, posso bere il caffè, bello. Beviamo se una tazza di caffè, oh. This is like fourth dimensional deja vu. I keep going back in time. Not a bar. No beer? Looks like you had plenty. Accontento del bacon. Ah, che altro posso fare? Posso guardare fuori dalla finestra. The lighthouse looks so mysterious. I wish I could stay in this moment forever. I guess I actually can now. But then it wouldn't be a moment. Insomma, sta colazione arriva o no? Ah, no. Oh, ok, meno male, bravo, mazza che tempismo. Fantastico. I can hear your stomach rumbling from here, Max. Beh, direi, fammi vedere sta roba. No, non me le dette, le waffle alla belga. Le waffle alla belga, ragazzi, sono veramente buone. Non l'ho mai assaggiati, però dovrebbero essere appunto i waffle con sopra zucchero filato e le more. Oh, ecco Chloe. Oh, bella, zio. Bella. Mom and Max, together again. And Chloe looking for a free meal. You put your whole damn college fund on your tab. I'm treating Chloe for breakfast. No, you're not. This is my treat. To you, for coming back to rescue my daughter. Nobody needs to rescue me. Unless you set your room on fire smoking out. Oh, God, here it comes. Didn't you and Sergeant Pepper already read me the riot act last night? Call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon a day. You guys are still the same. Another reason to blow this town. What is this shit on the jukebox? Aia. Chi ha messo sta merda nel jukebox? Ho sbagliato musica, mi sa. Now that that's out of the way.
che musica devo mettere? Ho messo Let's suono della chitarra. Ah, parliamo del suo superpotere. Vai, vai, dimmi tutto. Come on, that's just a daydream. I want proof you can rewind time. This is all happening so fast. We'll start slow. Right here, now. I can tell you every single thing. Elencarti tutto quello che hai nelle tasche. X-ray vision, dude? I don't even know what's in my pockets. Let me see. Fa vedere. Okay, Max. Dimmi. Impress me. Allora, prima di tutto devo prima vedere tutte le cose che ha in tasca, quindi devo dire direttamente non lo so. I don't know. Do you have some kind of power or not? Okay, psychic girl. Okay. Let me show you what's actually in my pockets. Fammi vedere prima che c'hai nelle tasche completamente e poi ti dico cosa hai tornando indietro nel tempo. That was beyond epic fail. You even made me want to believe you. Allora, vabbè, state zitta, devo buttare il culo io, mica no. Allora, abbiamo un portachiavi, abbiamo le chiavi della macchina con un portachiavi del panda. Poi abbiamo 3, 6, 7 sigarette. Abbiamo un centesimo, 5 centesimi, un quarto di dollaro, quindi 25 centesimi. E basta. Quindi in teoria, se la memoria non mi inganna, cioè la matematica non mi via per culo, sono 25 più 5 più 1, quindi 31 centesimi. In teoria. Però vabbè, 31 centesimi. Vabbè. Poi abbiamo una multa, se non sbaglio. Sì, questa è una multa di avvertimento. Il veicolo è parcheggiato in area riservata. Fuori dall'area di parcheggio, il veicolo ostruisce il traffico alle vetture o ai pedoni. Si prega di rispettare il nome del parcheggio. Ok, è parcheggiato a cazzo dei cani, poi che parole. Allora, dobbiamo memorizzarci la data e l'ora, quindi alle 10.34 del 21 settembre del 2013. La targa non ci interessa, ma credo solo l'ora. E basta. Ok, penso di ricordarmi più o meno tutto, quindi devo tornare indietro. Dai, dai, muovite. Perfetto. This is me telling you what's inside your pockets. Okay, Max, I'm hella ready. Vai. Allora, abbiamo innanzitutto abbiamo le sigarette perché sono più semplici da scamare. I'm pretty sure you have cigarettes on you. Yes, you know I'm a smoker. Sai che fumo? But how many cigarettes? Ma quante sigarette ho? 7. Precise. 7 cigarettes. 7. A superpower that allows you to count cigarettes. Cool. Cool. Amazing. Something else in my pockets? Poi abbiamo delle chiavi. Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain. Abbiamo un portachiavi a panda. A cute robot con un panda. Keychain. Not bad, Super Max. Super Max. You do have that Irish luck, Caulfield. What else? Poi andiamo sulla multa. A parking ticket. You know me well. But what is the exact time I was busted? Qual è l'ora esatta? Le 10.30? Sì, questo qua per forza. Perché tanto l'altro sono tutti orari sballati, quindi per forza 10:34 questo. 10:34 a.m. Booyah! Max can tell time! Yes! Even a broken clock is right twice a day. Adesso il dilemma più grande sono i soldi che devo contare. Cioè i soldi che Some devo money. Dire che c'ha. Clearly I'm rich as fuck. Però how much do I have? Io adesso me le ricordo le risposte, cioè ve lo dico. E ve li ho contate anche davanti a voi i centesimi che ha. Però non capisco la somma, che cazzo, che somma ha fatto. Perché 25. Però io sono un coglione perché non sto mai attento alle cose che mi fanno vedere e ai testi o altre cose. Non sono mai attento e non leggo mai le cose. Ma in realtà nell'immagine che vi ho fatto vedere prima delle monete si capisce palesemente quante monete sono, ma io sono un coglione, ripeto, perché non l'ho viste. E infatti, se voi andate a rivedere, ci sono 2, 4, 6 monete da un centesimo, 3 monete da 25 centesimi e una moneta da 5... No, da 5 centesimi. Quindi, cioè, la matematica non mi riprende per il culo, sono 25 per 3, 75. 75 più 6 fa 81. 81 più 5 fa 86. Ed eccola qua. Scusate per essere stato così coglione. Centesimi non può essere. 82 è troppo e 86 è oltre. Cioè, ripeto, 25 non può essere perché già c'avevo una moneta da 25 centesimi nel portafoglio.
82 già ci ho provato tempo fa quando provai questa risposta ed era sbagliata. E quindi vado ad esclusione 86 centesimi. Ma la somma di 86 centesimi da dove cazzo è uscita fuori? Non lo so. Però so sicuro che la risposta That's è questa. Right. Live in large in Arcadia Bay. Vai, tira fuori tutto qua dalle tasche. Tac. Oh mio Dio, ci ha azzeccato. Oh! Spaventata. I literally just got chills all over my neck. You have powers. Ma dai. I'll take that crap off the table, Chloe. Sure, Mom. Sure, Mom. Dai, fammi vedere tutto. Dai, muovite. How's the food, Max? Buono, veramente buona. Very Waffle good save. Erano buoni. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. I'm freaking out about what just happened. You have to show me more. Something way cooler so I will believe you without any doubt. I will predict the future. No way. Predirò il futuro. Now, pay attention to everything that happens in the next few moments so you can dazzle Chloe. Ok, devo prevedere tutto quello che succederà adesso per poi tornare indietro nel tempo e dirgli la Chloe. Did you break another cup? Really? È cascata una tazza di caffè. For you. Now I gotta take this call. Si accende una macchina che è quella della polizia che si sta da. Questi qua si stanno a massacrare le botte un altro po'. Però c'è lei che li ferma. E poi dovrebbe succedere questo. Una blatta, c'è una blatta, un iniziettino di merda. Dai. E che accende il jukebox così a buffo. Vabbè. Io le sapevo queste cose, però tanto ve l'ho fatte vedere che... Vabbè. Mi sa che il nostro jukebox è andato a farsi benedire. No, è stata la blatta. È stata la blatta che ha cambiato canzone. Quindi ci devo parlare. I'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds or so. Vai. Quindi, Trevor fa cadere i bicchieri, poliziotto fa cadere i bicchieri, incamonista fa cadere i bicchieri. Allora, Trevor non può essere perché è uno di quei due ragazzi che gli litigano. Joyce non può essere perché non è stata lei a far cadere niente, nemmeno il poliziotto, e quindi va ad esclusione, è stato il camionista. The trucker drops his mug, il camionista è stato Joyce quell'altro sto tizio qua col cappello, so what happens che non next? So se era un camionista, però. Comunque, poi, il poliziotto riceve una chiamata e se ne va. Il poliziotto riceve una chiamata e risponde. O e mangia una ciambella o e il suo collega se ne va. E penso che il suo collega se ne va perché abbiamo visto la macchina della polizia che sedava. The cop quindi gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him. Well, let's just see how this goes down. Poi Justin e Trevor litigano e Joyce li picchia, ma non penso proprio. E Joyce li ferma. E a Joyce non importa. E Joyce li incita. Ma non penso proprio, perché ho visto che li fermava e gli ho detto state per buoni, dovete stare buoni, perché sennò qui vi spacco il culo. No, dovete stare buoni. Justin and Trevor are fighting and perfetto. Joyce breaks it up. Ah, ne manca una. Can't wait to see what happens. Ne manca una, è quella dello scarafaggio. Quindi Jackbox impazzisce dopo che una blatta ci cammina sopra, dopo che una mosca ci atterra, dopo che una farfalla ci atterra, dopo che il camionista cambia la canzone. Ma non penso proprio, perché abbiamo visto una cosa nera piccola che camminava sul muro e poi è andata sul jukebox e ha fatto scattare tutto così. Appunto. The jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it. Pretty bizarro, Max. Abbastanza strano. See if everything happens like you said. Dai, yes, dai. Oops. Did you break another cup? Oh, way really? To go, Mom. No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called it. But he's off to go bust some skaters. You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. La blatta. You predicted a cockroach on the jukebox? Oh, come cazzo hai fatto? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy! The best toy ever! Puoi domare con chi vuoi senza impegno di avvolgere e boom! Like come se nulla fosse successo.
Maybe you made a move on me and beh, non c'ha tutti i torti però, eh. Yes, that's what potresti I did. Fare tanti orgasmi you a me. Vabbè, facciamo perdere. That's fucking insane. We have to play. Torniamo seri. I don't have time. You did not just say that. Check out your nose. Too much glow? No, questo hey, è il potere. Are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a psychic to guide you. Okay, girl. Okay. Show me the way Wonder to Chloe's Girl. Game. Alla Chloe Caverna. No, avete lasciato tutto nel piatto, ma siete degli stronzi. Ah, posso parlarci? I don't feel like talking right now. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Vabbè, over cazzo. Now. Posso chiudere, ti ricordo. Hello? Pardon moi, but you're in my eyesight. Isn't everything in here within eyesight? I don't care for your tone. You sound like Joyce. Ma dai. How does Joyce sound? No. Bossy and smartass. Like you. È maleducato, Joyce è la migliore. Questo non lo sapevo che ci voleva. È maleducato, ma why vaffanculo. Why are you being so rude? Because I've been on the road for 12 hours straight, hopped up on coffee and diet pills, carrying 2 tons of nitrate. E perché dargli via con quell'altro e insultarli così a buffo, non ho capito. Do you quindi... mind? Vabbè, me ne vado, ma vaffanculo, va, sto coglione. Okay, Supergirl, let's go to my secret place. Chi è? Don't even answer. We have places to go and we'll do. Come on, before mom starts some more shit. Let's bail. It's Kate Marsh from ah, Blackwell. Kate. Ma che vuole Kate? You don't call me once in 5 years and now you're all over some biatch ah, you see Dio, every day ricordo, at school? Ah, qui devo decidere so se rispondergli chat up Kate Marsh a Kate from oppure no. I've got other people to hang out with too. E infatti. Allora, ragazzi, io direi di questa volta di non rispondere perché io nel gioco, quando ho giocato da solo al gioco, ho risposto ed è accaduta una cosa. Quindi non so se questa cosa è accaduta per colpa di questa scelta o per altro. Però io proverei a decidere di scegliere questa risposta, ovvero di non rispondere rispetto a quando ho scelto di Later, rispondere mom. Al telefono. Bye, Joyce. Non so se mi sono capito, ma spero di sì. Freedom! Yeah. I feel bad about Kate. She'll survive you not taking that one call. Infatti sopravviverà, no, ma per cavolo, cioè, ma palle. So we can seriously tap your power and rule the world. I hope Kate doesn't get upset that I didn't answer. Ma sti cazzi. Esci dal diner. Bene, andiamo al pick up. Chi cazzo è questo, mo che c'è sta fissa? Chi sei? No, siamo arrivati al nascondiglio segreto di Chloe, ovvero la discarica abbandonata dove c'è praticamente di tutto. E qui è dove testeremo, o diciamo, sì, testeremo il potere wait, di Max. Dude, Speedy this is Gonzalez. So cool. Slow down. Wait for me to get your present. You can just back time up. We'll have to test you now to make sure. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also super-sized. And we don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. David might be a douche, but you did steal his gun. Ah, stava lei a rubare la pistola. Is everybody armed in Arcadia Bay now? No. Only the ones who shouldn't be. Like Step Dildo. Greve. Until now. I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, ma la revoluzione sei tu. So we should figure out how to best use and abuse your power with a test. Drink? Yuck. You are so cute. Cucciolina gli ha detto perché non beve la birra. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Ah, devo cercare 5 bottiglie. Ah, è vero. Devi preparare il poligono di tiro per testare per bene it. Il potere di Max. Now, go find us 5 bottles, e please. Dopo ve lo faccio vedere, insomma, ve lo spiego. Sì, adesso le ricerco queste bottiglie, va bene, va bene. Va bene, ragazzi, io direi di concludere qua questo episodio perché diciamo che è durato abbastanza. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio dove testeremo il vero potere di Max con...
un semplice poligono di tiro, se si può dire così. Quindi lasciando un mi piace su questo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E ci vedremo nel prossimo episodio, appunto. Ci vediamo al prossimo episodio. Bella!